Il briefing cosa ha deliberato? Di restarsene tranquillamente in campeggio o di andare a fare un giro? Ed eccoci arrivati a Rodano. Buongiorno. Fatta la reception, adesso stiamo già programmando cosa fare domani. Buongiorno e benvenuti in Spagna. Risveglio a San Sebastian, notte fantastica, non ha piovuto, un cielo azzurro ci aspetta. Questo è come ci siamo accampati stanotte. La tenda la monteremo stamattina. Forse a questo punto. Allora, siamo arrivati ieri sera alle 10. Siamo andati a dormire Zacca e stamattina abbiamo deciso di non far montare la tenda. Non aveva senso far montare la tenda anche oggi a Piero e Daniela perché comunque siamo qua una notte. Domani si riparte. Magari esatto, nel prossimo che stiamo fermi 3 giorni, allora magari sì, però vediamo, per noi non è un problema anche se dormono con noi in Zac, però vediamo, quindi meno lavoro da fare oggi e domani mattina. Ora facciamo colazione e poi partiamo. In partenza. Io già stanca, siamo in salita. Abbiamo fatto le nostre cose, abbiamo fatto una piccolissima spesa, il campeggio è dotato anche di supermarket e anche delle buone brioche che mi sa che proveremo domani mattina. Adesso andiamo a prendere il pullman, il bus che ci porterà a San Sebastian e così usiamo i mezzi pubblici per muoverci. Questa è la fermata del pullman, molto ben servita, diciamo c'è una tratta ogni mezz'ora, quindi alle 11, 11 e mezza. Stessa cosa a tornare, sono passati 5 minuti, cioè 11.05, 11.35 partenza da San Sebastiano, quindi molto, molto servita. E al sabato e domenica c'è una tratta anche all'una e alle 2. Adesso non so quanto sia questa distanza. Scusami, quant'è questa distanza voi che capite? Com'è che si chiamano? 600 centimetri Perché sono un numeri? metro. Sono i tuoi calcoli! Allora, 100 centimetri sta a 1 come 12.005 sta a x. Quindi 12.005 per 1 diviso. Brava, equazioni! Le proporzioni, come cazzo. Quindi abbiamo detto 12.005 diviso 100. Allora. 12.005 diviso 100 quanto fa? 12.005, tolgo 1200. due zeri. Secondo me è 1,2 km. 1,2 km, sono d'accordo. Allora, no, è 12 km, cazzo, questa cosa qua. Un centimetro, 1,2 km. Un centimetro, un Un chilometro. centimetro. Arrivati a San Sebastiano. Abbiamo preso il pullman, molto comodo, ci ha portato praticamente in centro, andremo su sulla parte vecchia. La prima impressione è che è molto, come dire, abbiamo visto tanti mezzi come il California, chi si fermava proprio a 2 passi dalla Concha, una delle spiagge tipiche di San Sebastian. Molto bello il primo impatto. Prima tappa, ufficio del turismo, vediamo se recuperiamo qualche informazione in più di quella che abbiamo. Qua vedete la doppia scritta Don Ostia e San Sebastian. Don Ostia ovviamente è la scritta in basco, San Sebastian in spagnolo. Andiamo a vedere l'ufficio del turismo.
Ci stiamo incamminando in Boulevard Zumarudia, probabilmente una delle vie principali di San Sebastian. Molto bella, pratico nei fiori, panche, bella via lunga. Devo dire che il primo impatto è wow. Adesso ci stiamo dirigendo verso la Concha. E ragazzi, io sono senza fiato, bellissimo. Il colpo d'occhio è sicuramente wow. Spettacolo questa spiaggia, tra l'altro mi sa che ci deve essere una bella differenza tra bassa e alta marea. Qua vedete che l'acqua arriva fino al cima, arriva a coprire quasi tutto qua. C'è un'alta marea di circa 2,4 metri, quindi non di poco. Cosa particolare, perché appunto poi noi nel Mediterraneo non siamo abituati a vedere un'alta marea di questo tipo. Il segno della marea dove arriva, con circa 2 metri che dicevo prima. Mica male, eh? Qua vediamo l'isola di Santa Clara, adesso che c'è bassa marea probabilmente dall'altra parte si può raggiungere anche camminando, e c'è chi invece ci sta andando a nuoto. Adesso saliamo sul Monte Urgull, c'è questa camminata di 10-15 minuti per arrivare un po' alla parte vecchia. Prima abbiamo sentito una sirena che non so se comunicava il cambio della marea. In teoria dovrebbe essere già cambiata la direzione. Cima al Monte Urgull c'era questa mostra dove è la storia di San Sebastian. Qua fanno vedere come era agli inizi, ci hanno costruito San Sebastian alle spalle del monte, quindi era nascosto perché arrivava dal mare, e molto molto protetto. Qua la parte dove ci troviamo noi, e poi sotto qua il paese, e qua dove oggi c'è tutta San Sebastian. Lasciamo il Monte Urgull e facciamo questa discesa che ci porta direttamente alla parte vecchia della città, quella proprio nascosta da questo monte. Che belli, ti senti? In questa via alberata spettacolare, la temperatura all'ombra non è niente male, direi, si sta bene, e proseguiamo. Piero? Bello, bello, bello. Diverso dal nostro. È una delle città che merita di andare a visitare sicuramente nel mondo. La spiaggia così mi ricorda molto le spiagge giganti del Brasile, di Ipanema, di Copacabana. Sì. Mi ricorda molto quello, anche se in realtà è completamente diverso, nel senso è solo un ricordo. L'interno della città ricordava molto Barcellona, però voglio dire, siamo magari... La Rambla. Siamo a Plaza Constitución, è una piazza come vedete circondata da palazzi, e non so se vedete, ogni finestra è numerata come se fosse proprio una gradinata di un teatro, quindi ognuno aveva il suo posto, e qua nella piazza facevano la corrida, un tempo la facevano qua. Mentre le finestre erano i posti per gli spettatori, le porte qua sotto sono numerate anche queste, e ogni porta era l'uscita di un toro. Infatti qua siamo sotto la porta numero 5, qua c'è la 6 e così via, quindi ogni toro aveva la sua uscita. Abbiamo fatto una breve sosta a mangiare 2 pinchos, che sono tipici qua dei Paesi Baschi, che sono un'alternativa diciamo alle tapas. Molto buone, ovviamente siamo a San Sebastian, quindi posto molto turistico, chissà se saranno effettivamente così.
però è carino camminare qua nella parte vecchia di San Sebastiano perché ci sono tanti piccoli barettini presi letteralmente d'assalto a bersi la berettina, mangiarsi i pinchos. Siamo passati anche nella via probabilmente la più separatista che ci potesse essere qua a San Sebastian, molto però è caratteristico, molto bello. La spiaggia sta cominciando a cambiare aspetto, la marea sta salendo, non è ancora arrivata al suo picco massimo, è ancora un'oretta più o meno prima che arrivi al suo picco massimo, però già rispetto a stamattina è cambiata tantissimo. Si è praticamente dimezzata? Quasi, quasi dimezzata. Questa spiaggia, vederla da fuori, ma poterci camminare, poter pucciare i piedi nell'oceano dà proprio una bella sensazione. Devo dire proprio di sì. Ci incamminiamo verso la funicolare, dato bagnetto, spiagge fornite anche di doccia, quindi anche per una toccata e fuga va più che bene. Mino ha fatto un rutto in acqua. Ah sì, eh. Nel mare Cantabrico, scrivetevelo, lui ha ruttato. Nell'oceano Atlantico. Adesso proseguiamo. Questa è la spiaggia della Concia con l'alta marea. Che differenza è rispetto a stamattina? Vale solo la pena salire qua sopra per godersi di questo panorama. La spiaggia praticamente riempita dall'alta marea. Guardate che meraviglia le scogliere qua sotto. Guardate. Spettacolo. Domani il nostro giro sarà da quelle parti. E dopo il giro riprendiamo il pullman e ritorniamo al nostro campeggio con l'autobus. Il tempo è peggiorato, adesso sta piovendo, speriamo non dovrebbe essere una cosa troppo lunga per adesso, però vediamo dai cosa ci riserva. Siamo ritornati in campeggio, qua ha piovuto sicuramente un po' di più, infatti abbiamo un po' di cose bagnate, soprattutto quelle che erano appese fuori dal tendalino, ma il tendalino ci ha salvato altre cose, quindi va bene, no, tutto sommato va bene. Il tetto a soffietto è rimasto aperto, ma si sì, è un po' bagnato nella parte bassa, ma non internamente, quindi è retto bene, ottimo. Le sedie purtroppo erano all'aperto, quelle sono bagnate, quindi stasera beh, ma cominceremo a fare l'aperitivo dentro. E vai! Un brindisi a San Sebastian. A San Sebastian. Salute! Sì. Ragazzi, siete pronti per questa cena sul California stasera? Yeah. Assolutamente sì! Pronti? I'm ready! Sì! Viva la bruschetta! Cena leggera! E tapas! Buongiorno! Stanotte è stata una notte un po' più movimentata, è venuta giù un po' di acqua, diciamo un bel po', c'era l'acqua sul tendalino che ha fatto la... ha accumulato un po' di acqua, quindi ci siamo svegliati, abbiamo sistemato il tendalino, l'abbiamo messo un po' in pendenza in modo che scaricasse l'acqua, però ha piovuto bene. Abbiamo dovuto mettere le cose tutte sotto, ma quelle le avevamo già predisposte.
il set a soffietto, comunque regge bene. Adesso è, con tutta l'acqua che ha preso, adesso è un po' umido, ma ci sta. Ero indeciso se venire, se coprirlo con un telo che abbiamo preso apposta, ma alla fine abbiamo lasciato così. Sicuramente stamattina lo chiuderemo così e poi appena avremo possibilità lo aprirò per fargli prendere un po' di aria e lasciare che si asciughi. Vada, è andata. Questo è stato il primo test con la pioggia costante, quindi vediamo, sembra sia andato tutto bene. Allora, il temporale si è spostato verso la Normandia. Noi non andiamo oggi in Normandia. No. Okay. Ma non cambiamo meta, dai. C'è bello i Caraibi, andiamo ai Caraibi. Quindi non dovrebbe piovere oggi. Eccoci in marcia verso Zumaia, la nostra prima tappa di oggi. Ma che bella quella spiaggia lì! Il San Telmo, una scogliera che è spettacolare, si potrebbe arrivare anche in cima.